L'argomento di oggi è particolarmente particolare. Perché? Perché parliamo di coprofagia. Che cos'è? Ingestione di feci che i nostri cani possono in effetti mettere in atto anche abbastanza frequentemente, soprattutto se si tratta di cuccioli. In media, se ci riferiamo ai dati statistici, un cane su 6 può presentare questo tipo di comportamento. Si distingue la autocoprofagia, cioè l'ingestione delle feci emesse da quel cane stesso, dalla allocoprofagia, cioè l'ingestione delle feci emesse da altri animali. Sì, perché non si tratta solo di altri cani, ma anche proprio di altri animali, come più delle volte possono essere gli erbivori. In effetti i cani possono essere attratti dalle feci degli erbivori per tutta una serie di motivazioni, e forse c'è anche una, diciamo, motivazione che potrebbe essere considerata fisiologica, cioè l'approvvigionamento ad esempio di vitamina B12 o comunque di vitamine del gruppo B che sono particolarmente presenti nelle feci appunto degli erbivori. E questa ovviamente è una delle possibili cause, ma ovviamente molto spesso sono attratti, dicevamo, anche dalle feci di altri cani. Quali possono essere le cause e quali possono essere le soluzioni da adottare? Beh, ovviamente ci possono essere delle cause, come al solito, di natura fisica e altre di natura comportamentale. Quelle di natura fisica possono essere legate ad esempio ad una dieta non adeguata, anche se è abbastanza raro questo tipo di causa nel generare quel comportamento, perché ormai le diete, anche quelle un pochino più scadenti, sono sufficientemente bilanciate da non indurre il cane a ricercare nelle feci qualcosa che manca appunto nella sua alimentazione. Però ci possono essere delle diete che non sono facilmente digeribili e di conseguenza poi i macronutrienti, i micronutrienti presenti in queste diete non vengono facilmente assorbiti. E quindi che cosa può accadere? Che nelle feci permangono delle sostanze che hanno ancora, diciamo così, un'azione nutritiva. Ed ecco che quindi l'ingestione di queste feci può andare a colmare quel tipo di carenza che c'è stata a seguito di una maldigestione o un malassorbimento. Un'altra possibile causa è quella legata alla presenza, per esempio, di infiammazioni a livello gastroenterico, o ancora la presenza di parassitosi intestinali, o ancora la presenza, ad esempio, di diabete, sindrome di Cushing. Quindi ci sono diverse cause fisiche che possono indurre un cane a mettere in atto questo comportamento. Il più delle volte basterà semplicemente individuare la causa per trovare poi la soluzione più adatta. Altra possibile causa, ovviamente principale, è quella di natura comportamentale. Quella di natura comportamentale principalmente viene collegata a un discorso di stato emotivo ansioso. Quindi c'è il cane che in preda a questi stati d'ansia tende a mettere in atto questi comportamenti di coprofagia. Coprofagia che, se vogliamo, può essere quasi identificata come una forma particolare di pica, di cui poi parleremo in un altro video, e cioè dell'ingestione appunto di sostanze tendenzialmente non commestibili, quindi plastica, legni, ferro, qualsiasi cosa, vetro, tutto quello che è a portata di bocca, alcuni cani tendono a ingerirlo. E come dicevo, una forma un po' particolare di questa pica è proprio la coprofagia. Certa frequenza questo tipo di comportamento. Si è anche visto che una delle motivazioni potrebbe essere quella di permettere un corretto sviluppo in realtà del sistema nervoso centrale nei cuccioli. Infatti alcuni autori hanno ipotizzato che la presenza di questo acido particolare che si chiama acido deossicolico, che si trova anche nelle feci, sembra influenzare in positivo lo sviluppo appunto del sistema nervoso centrale nei cuccioli. Ed è questo che andrebbe a spiegare il perché, soprattutto nei cuccioli, riscontriamo questo tipo di comportamento. Altra motivazione per cui, per esempio, nei cuccioli è evidente questa coprofagia è il fatto che molto spesso i cuccioli vivono insieme e sono presenti anche i genitori, in particolar modo la mamma. Cosa può fare la mamma nei confronti dei cuccioli? Rimuovere le deiezioni al fine di mantenere il contesto in cui i cuccioli stanno crescendo il più pulito possibile e quindi non favorire l'insorgenza di infezioni per la presenza
di appunto materiale organico molto ricco di batteri. Allora, cosa può accadere? Che un cucciolo osserva questo comportamento di rimozione delle deiezioni messo in atto dalla mamma e per imitazione sociale potrebbe riproporlo. E soprattutto se queste feci vengono davvero spesso rimosse dalla mamma perché magari il proprietario della cucciolata intera non si dedica con la giusta attenzione alla pulizia del luogo in cui si trovano i cuccioli insieme ai genitori, molto più facilmente allora questo comportamento verrà messo in atto anche dai cuccioli oltre che dalla mamma. Già in questo possiamo capire quale sarà una delle possibili soluzioni a questo comportamento presentato dai cuccioli. In più dobbiamo anche renderci conto che quando la mamma, soprattutto se andiamo a vedere a livello ancestrale anche nei lupi, si dedica a questa rimozione delle deiezioni, fa poi anche un'altra cosa: procurare il cibo ai cuccioli, sia allattandoli, ma quando poi diventano più grandi, sia rigurgitando anche del cibo. Ma quel cibo che verrà rigurgitato sarà anche in parte, in qualche modo, inquinato dalle deiezioni che in precedenza lei ha assorbito, col rischio che ciò che i cuccioli avranno come primo alimento disponibile sia appunto una sorta di misto tra cibo rigurgitato e tracce comunque di deiezioni al suo interno, con la ovvia conseguenza di iniziare ad abituarsi proprio anche a quell'odore e a quel sapore, che poi ricercheranno anche in seguito. Se vogliamo parlare di predisposizione di razza, possiamo individuare nei cani da caccia, nei border collie anche, questo tipo di comportamento con una certa frequenza. Se vogliamo parlare per esempio di predisposizione a livello di sesso, quello che si è visto è che i maschi interi sono quelli tendenzialmente meno predisposti a mettere in atto questo comportamento, mentre i soggetti sterilizzati sono quelli più esposti, sia maschi che femmine. Quindi se volessimo creare una sorta di scaletta, potremmo dire che i maschi interi non presentano facilmente questo comportamento, a seguire ci sono le femmine intere che anch'esse sono meno predisposte e poi quelli più predisposti sono appunto i soggetti che sono stati sottoposti a sterilizzazione, sia maschi che femmine. E anche questo dovrebbe essere un campanello d'allarme. Siamo certi che la sterilizzazione sia sempre un'ottima soluzione? Altro argomento: quali possono essere ovviamente le soluzioni da mettere in atto? Allora, anche qui la causa ci porterà a individuare poi la soluzione. Una cosa che è emerso da uno studio abbastanza recente è che solo nel 2% dei casi i prodotti che ci sono in commercio finalizzati proprio a ridurre fino a eliminare questo fenomeno della coprofagia sono efficaci. Quindi solo nel 2% dei casi acquistare quel prodotto ci risolverà il problema. Questo è abbastanza ovvio perché quel prodotto tendenzialmente non è detto che vada bene per quel cane e soprattutto considerando le possibili cause di cui abbiamo già accennato è facile che quella non sia poi una soluzione davvero applicabile ad ogni cane. Quali possono essere però gli accorgimenti di base molto semplici che potremmo da subito utilizzare mentre Cooper inizia a schiacciare il suo bel pisolino? Innanzitutto cercare di evitare che il cane presenti questo comportamento rimuovendo le feci. Si tratti di cuccioli o si tratti di soggetti adulti, dovremmo essere molto abili nel non farli cadere in tentazione, perché ogni volta che mettono in atto un comportamento imparano a ripeterlo e quindi è come se acquisissero una sorta di abitudine. Più c'è un'abitudine consolidata, più il comportamento andrà a essere ripresentato. Molto semplicemente io evito che possa cadere in errore in modo tale che non consolidi un'abitudine che poi io devo comunque andare a eliminare. Altra cosa molto importante è cercare di capire quali sono le cause. Innanzitutto sottoporre il cane ad una visita approfondita e se necessario anche a degli esami. Si va dal semplice esame delle feci fino a un esame sul sangue per controllare ad esempio la glicemia e altri parametri che ci possono aiutare a fare una diagnosi clinica e di conseguenza trovare poi la soluzione più specifica proprio per il nostro cane. Sicuramente quello che dovremmo evitare è di punirlo e di rimproverarlo. Questo perché si è visto che tutti i soggetti che sono stati sottoposti a questo tipo di intervento da parte del proprietario tendono addirittura ad accelerare la ricerca e l'ingestione delle feci, con rischio ovviamente di impedirci realmente di bloccare quel comportamento. In più, in alcuni cani la coprofagia, come dicevo, è su base ansiosa. E il fatto di essere puniti, rimproverati, corretti per una cosa che loro non reputano essere anomala
o disgustosa li porterà a sospettare che il nostro comportamento nei loro confronti è imprevedibile, ma soprattutto è ansiogeno. E di conseguenza, siccome l'ansia aumenterà per queste nostre correzioni, anche a volte tramite punizioni, indurranno il cane a manifestare ancora più spesso quel tipo di comportamento. Una cosa che ci tengo a precisare prima di terminare e salutarti è il fatto che ci sono due elementi che possono davvero generare frustrazione nel cane e indurre quello stato d'ansia che può manifestarsi con la coprofagia. L'isolamento sociale, cioè il fatto che sia un cane tenuto per esempio per gran parte del tempo in giardino, senza la possibilità di interagire con i suoi simili o col suo branco famiglia. O, ad esempio, l'isolamento spaziale, il restringere uno spazio, il chiuderlo, il confinarlo, per esempio in un box o in un vari kennel, può aumentare il rischio di presentare questo tipo di comportamento. Stimoliamo il più possibile a livello sociale i nostri cani, passando del tempo con loro e portandoli, sempre che siano cani molto socievoli, in mezzo a persone e altri cani. Facciamogli esplorare il mondo che li circonda. E nello stesso tempo cerchiamo di non creare uno spazio troppo ristretto con il rischio di metterli fortemente a disagio e alimentare un comportamento così poco piacevole e potenzialmente anche rischioso come la coprofagia. A presto da me e da Mr. Cooper. Ciao!